1000 agricoltori in piazza a Venturina, al governo e all'Europa chiedono un piano di intervento straordinario per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina. Ci spostiamo a Venturina, in provincia di Livorno, per la manifestazione organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Al centro della protesta i rincari di carburante e materie prime che stanno mettendo in difficoltà tutto il settore. Stefano Vidori. Un'azienda che in pochi mesi si trova raddoppiati i costi, io sfido qualunque imprenditore, grosso o piccolo che sia, a tirarne fuori le gambe. Preoccupati e anche un po' esasperati gli agricoltori italiani, la Confederazione Nazionale ha organizzato a Venturina Terme, in provincia di Livorno, la terza manifestazione interregionale, dopo quelle nel nord e nel sud del paese. A mobilitarsi adesso sono le regioni centrali, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Sono venuti anche con tanto di trattori che hanno sfilato lungo le strade di Campiglia Marittima, di cui Venturina è frazione. Al centro della protesta, ovviamente, speculazioni e rincari in conseguenza della particolare congiuntura internazionale. Energia, carburante, ma non solo. Il costo dei concimi è aumentato del 300%, quello dei fertilizzanti del 170%, raddoppiato quello dei mangimi. Il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, Dino Scanavino, fa un primo bilancio dell'interlocuzione con lo Stato. Un intervento sul prezzo del gasolio, un intervento sul prezzo dell'energia, sui nostri mutui, liquidità, e abbiamo ottenuto delle cose. Ora chiediamo di essere garantiti rispetto a quello che noi stiamo facendo oggi. Noi seminiamo a dei costi mai visti. Dobbiamo entrare in un progetto che ci garantisca almeno di coprire i costi di produzione. I problemi attuali si sommano ad altri ormai di lunga data, primo fra tutti la proliferazione della fauna selvatica che ha provocato danni per centinaia di milioni di euro alle coltivazioni, oltretutto a creare molto timore, e la peste suina africana veicolata, si sospetta, proprio dai cinghiali, che sta colpendo duramente gli allevamenti di Piemonte e Liguria. 13 comuni della provincia di Massa Carrara sono già stati inseriti nella cosiddetta zona cuscinetto, che separa la zona rossa dell'epidemia dai territori non colpiti, dice il presidente CIE della Toscana, Valentino Berni. Ci dobbiamo mettere nell'ordine di idee che dobbiamo gestire la nostra fauna dall'animale più grosso all'animale più piccolo, in modo tale che non creino danni ai nostri territori.